Sono 805 i migranti a bordo della nave Rhapsody sbarcata questa mattina nel porto di Bari, proveniente dalla Sicilia. I migranti, donne e uomini, tra i quali anche un centinaio di minori non accompagnati che dovrebbero essere trasferiti in un centro di accoglienza a Brindisi, sono prevalentemente nordafricani, tunisini, marocchini ed egiziani, oltre a cittadini di Bangladesh e Pakistan. La prefettura ha comunicato che a bordo è stato allestito lo spazio necessario per il fotosegnalamento delle persone presenti a bordo, dove sono al lavoro anche gli operatori sanitari per completare gli accertamenti ed eseguire alcuni tamponi. Le operazioni potrebbero durare diverse ore o addirittura giorni e solo al termine si riusciranno a dare indicazioni precise sulle condizioni sanitarie di tutti e sulle destinazioni. Al momento poco meno di 500 migranti hanno già fatto il secondo tampone risultando negativi. Una volta terminate queste operazioni ci saranno dei pullman messi a disposizione del trasporto degli 800 migranti a bordo che entreranno nei garage della nave e di lì verranno spostati verso le destinazioni previste. Alcuni dovrebbero essere rimpatriati, altri saranno destinatari di decreto di espulsione e quindi dovranno lasciare il territorio nazionale e altri ancora potrebbero essere trasferiti in centri di accoglienza per richiedenti asilo. La situazione però insospettisce e preoccupa il consigliere comunale di Bari Fabio Romito che da questa mattina sta seguendo le operazioni al porto di Bari. Quindi noi ancora ora non sappiamo, al netto dei 100 minori non accompagnati che verranno collocati a Brindisi, a cui auguriamo le cose più belle della vita, al netto degli altri 100 che verranno rimandati nei propri paesi d'origine attraverso dei voli charter, gli altri 500 che fine faranno? Cioè verranno lasciati liberi di raggiungere e di lasciare il territorio nazionale attraverso la porta di Bari? Verranno messi su degli autobus e ricollocati in altri centri di accoglienza, cioè noi ad oggi, in questo momento sono l'una meno un quarto, è quasi l'una, la nave è qui già da qualche tempo, noi non abbiamo alcun tipo di comunicazione ufficiale, credo che sia una cosa veramente inaudita e una mancanza di trasparenza che mi lascia molti dubbi.